Un automobilista viaggia a una velocità costante di 80 km orari quando vede un cervo attraversare la strada a una distanza di 60 metri. Per lo spavento, inchioda e blocca tutte le quattro ruote, scivolando sull'asfalto fino a fermarsi. Il coefficiente di attrito dinamico gomma-asfalto asciutta vale 0,75. Tra l'avvistamento del cervo e il momento in cui viene premuto il pedale del freno, passa un tempo di un secondo, tempo di reazione. Riuscirà l'auto a fermarsi prima di colpire il cervo? Tracciamo adesso tre linee verticali in modo da definire quello che sono i sistemi di riferimento. Vedete che fra la prima e la seconda linea verticale è la distanza equivalente al tempo di reazione, mentre fra la seconda e la terza linea verticale è il tempo di frenata, il tempo finale che noi andremo a utilizzare per calcolare la decelerazione all'interno della legge della posizione nel moto rettilineo uniformemente accelerato. Allora, prima di tutto, trasformiamo i nostri 80 km orari in metri al secondo. Ricordiamo che basta sostituire a il chilometro il suo equivalente in metri, quindi 1000 metri diviso e alle ore l'equivalente in secondi, quindi 60 minuti per 60 secondi, 3600 secondi, uguale a 80.000 diviso 3600 uguale 22,2 metro fratto secondo. Adesso possiamo anche calcolare la decelerazione dovuta dall'effetto dei freni. Sappiamo che la forza di attrito dovuta ai freni è uguale alla L'attrito al coefficiente di attrito dinamico per la forza peso F perpendicolare. La forza peso che è uguale all'attrito dinamico per M per G, l'accelerazione di gravità. Sappiamo anche però che la forza la possiamo scrivere come massa per accelerazione. Quindi, semplificando entrambe le masse, viene che l'accelerazione è uguale al coefficiente di attrito dinamico per l'accelerazione di gravità. Andando a sostituire i valori, otteniamo che l'accelerazione è uguale a 0,75 per 9,8 uguale a 7,4 metro fratto secondo quadrato. Ricordiamo che 7,4 è il valore in modulo dell'accelerazione, ma che l'accelerazione ha verso contrario rispetto alla velocità del mezzo. Quindi l'accelerazione la possiamo considerare anche come meno 7,4 metro fratto secondo quadrato. Ora utilizziamo la legge della posizione nel moto rettilineo uniformemente accelerato. E quindi scriviamo che l'accelerazione è uguale alla variazione di velocità fratto il tempo e che la distanza percorsa è uguale alla distanza rispetto al sistema di riferimento più la velocità per il tempo impiegato per fermarsi più un mezzo a t quadro. Queste sono le formule che andiamo a personalizzare rispetto all'esercizio. Allora, la prima sappiamo che la decelerazione è costante, quindi possiamo dire che meno 7,4
è uguale la variazione di velocità, la possiamo scrivere anche come velocità finale meno velocità iniziale e la variazione di tempo, tempo finale meno tempo iniziale, che è uguale, la velocità finale è 0 meno, la velocità iniziale è 22,2 metri secondo, il tempo finale, che è il nostro tempo di frenata, TF, meno 0. Quindi possiamo anche scrivere che meno 7,4 è uguale a meno 22,2 fratto il tempo finale, il nostro tempo di frenata, e quindi il tempo finale è uguale a meno 22,2 diviso meno 7,4 uguale a 3 secondi. Utilizzando adesso invece l'espressione della legge della posizione nel moto rettilineo uniformemente accelerato, possiamo scrivere come la distanza percorsa è uguale alla distanza rispetto al sistema di riferimento. Il nostro sistema di riferimento l'abbiamo preso con inizio col tempo di frenata, quindi qua è uguale a 0. Quindi S con 0 uguale a 0. Più che cosa? Più lo spazio percorso durante il tempo di reazione, che è di un secondo. Siccome la macchina viaggiava senza che nessuno avesse ancora premuto il piede sul freno e viaggiava a una velocità di 22,2 metri secondo, moltiplichiamo questo valore per il tempo di reazione, un secondo. Più che cosa? A un certo punto si inizia a premere sul pedale del freno, quindi inizia la decelerazione, quindi la velocità che aveva l'autovettura all'inizio della decelerazione era di 22,2 metri secondo per t, inizio del tempo, che corrisponde all'inizio qua in cui la macchina incomincia a frenare, meno, anzi più, scusate, un mezzo che moltiplica che cosa? La decelerazione che abbiamo visto che ha verso contrario rispetto alla velocità, quindi meno 7,4 per il tempo che l'avevamo calcolato che era di 3 secondi, quindi 3 alla seconda. Anche qui potevamo mettere, ad esempio, il valore di 3 secondi al posto di t, 3 per 3, uguale, a capo uguale, a 22,2 più 66,6 meno 33,3 uguale a 55,5 che è circa 56 metri. Quindi alla domanda riuscirà l'auto a fermarsi prima di colpire il cervo? La risposta è sì, perché il cervo si trova a una distanza di 60 metri. La seconda domanda ci chiede, consideriamo il caso in cui l'asfalto sia bagnato a causa della pioggia e quindi adesso il coefficiente di attrito dinamico gomma asfalto bagnato vale 40, 0,40. Quanti metri percorrerà l'auto prima di fermarsi? Bene, il procedimento è simile a quello che abbiamo fatto adesso, ma al posto di 0,75 dobbiamo andare a considerare 0,40, il coefficiente di attrito dinamico sul bagnato. Quindi potremo calcolare
a questo punto l'accelerazione A uguale l'attrito dinamico per l'accelerazione di gravità, che quindi sostituendo è uguale a 0,4 per 9,8 uguale a 3,9 metro fratto secondo quadrato. Che ricordiamo, accelerazione sempre con verso negativo, quindi 3,9 è il modulo, ma considerando anche il verso, la dobbiamo considerare come meno 3,9 metro fratto secondo quadrato. Quindi andando a sostituire il valore dell'accelerazione all'interno della formula che ci permette di calcolare il tempo di frenata, questo, potremmo andare a scrivere che il tempo di frenata o il tempo finale per poter fermare la macchina è uguale a meno 22,2 che era la velocità dell'autovettura fratto meno 3,9 uguale in questo caso a 5,7 secondi. A questo punto andiamo a calcolare la distanza percorsa con una frenata diciamo inferiore dovuta a un coefficiente di attrito dinamico più basso, quindi S uguale a 22,2 per 1 per, considerando il tempo di reazione più 22,2 per il tempo di frenata che è 5,7 più un mezzo che moltiplica meno 3,9 per 5,7 alla seconda uguale 22,2 più 126,5 meno 63,3, che è circa uguale a 85 metri. Quindi, in caso di pioggia, l'autovettura avrebbe percorso una distanza maggiore di 60 metri, cioè pari a 85 metri.